Oggi si inaugura una complanare e non vi nascondo che la gioia, il compiacimento, l'apprezzamento di tale opera mi porta immediatamente all'opera principale alla quale la stessa si riconnette, ossia all'inaugurazione del prolungamento della tangenziale nord A52, la Romonza, che come voi sapete fu inaugurata l'anno scorso il 14 novembre del 2022, entrata in esercizio poi il 2 dicembre. E allora io dissi, e lo ribadisco adesso con lo stesso sentire, quale fu il significato della inaugurazione della Romonza. E lo dissi perché la gioia che io provai e che oggi si ripropone mi riportò ancora più lontano nel tempo. Perché io partecipai alla Costituzione e fui nominato nella società Expo 2015 S.p.A. nel 2018, dicembre, e quando in consiglio di amministrazione si iniziò a discutere nel 2010 delle opere essenziali, delle opere connesse all'Expo, la Romonza ne rappresentava una iniziativa significativa. La inaugurammo dopo 12 anni, nel 2022. Opera di notevole valore viabilistico, certamente a voi noto come valenza, come significato, che però fu contrassegnata, certamente in qual modo, da ritardi, da inefficienze, da inconvenienti. E allora io dissi allora e ribadisco adesso come la memoria dei mali passati è gioconda perché laddove, indipendentemente da ciò che è accaduto nel passato, si perviene ad un risultato di tale rilevanza, il presente ci conduce a rimuovere tutto ciò che nel passato si è verificato e a godere dei fatti coevi. Nell'inaugurazione odierna, ovviamente, non posso non considerare un altro aspetto, che è la relazione proficua che si instaura e stabilisce tra i vari soggetti che concorrono alla realizzazione di qualsiasi opera, di qualsiasi struttura viaria. E quindi mi sia consentito e permesso di ringraziare la Regione Lombardia, di ringraziare la città metropolitana di Milano, di ringraziare i sindaci interessati, sindaco di Paternò Dugnano, di Cormano, di Bollate, di Novate Milanese, consapevole e pienamente convinto che anche laddove sussistano dissonanze, elementi critici, diversità di vedute, soltanto la feconda unione tra tutti i soggetti può rendere meravigliosamente grande e utilizzabile un'opera anche come una complanare oggi oggetto di inaugurazione. Tutto ciò avviene ed è un ulteriore elemento di cui me ne vanto, non soltanto nell'obiettivo e con la finalità di consentire alla comunità, ai viaggiatori, agli utenti di meglio fruire in ambito viabilistico dell'ordinato divenire dello spostarsi e del muoversi, ma avviene anche, come voi sapete, nel pieno e rigoroso rispetto della sostenibilità, dei vincoli ambientali, del verde, perché sappiamo a breve sarà fruibile una pista ciclabile, un parco, e tutto nel pieno rigoroso rispetto e vincolo della sostenibilità ambientale. Io concludo ringraziando sia la direzione tecnica di Milano Serravalle, oggi rappresentata in modo altamente qualificato dall'ingegner Colombo e dall'ingegner Torrini. Ringrazio anche il dottor Carlo Paghi, amministratore unico di Milano Serravalle Engineering. Come voi sapete, se non lo sapete ve lo comunichiamo con significativo orgoglio, noi abbiamo una società che è Milano Serravalle Engineering, che è interamente posseduta da Milano Serravalle, condotta dal dottor Carlo Paghi, che ha svolto una qualificata attività anche nella realizzazione di tale opera. Grazie.